Tra i programmi più longevi del piccolo schermo vi è L'Eredità, il quiz condotto da Flavio Insin, che tornerà anche nel corso della stagione televisiva 2021-2022, come sempre nel preserale della rete Ammiraglia Rai. Le anticipazioni rivelano che quest'anno il quiz partirà lunedì 27 settembre e potrà contare su una serie di novità che riguarderanno la presenza di nuova professoressa, ma anche l'arrivo di nuovi giochi. Nel dettaglio, le prime anticipazioni riguardanti la nuova edizione dell'Eredità rivelano che quest'anno si punterà sull'arrivo di una nuova professoressa che andrà ad affiancare la veterana Ginevra Pisani. Questa estate al fianco di Insin anche alla conduzione del Pranzo è servito. Trattasi di Samira Lui, nel suo curriculum vanta anche un terzo posto a Miss Italia nell'edizione del 2017. Secondo quanto riportato in anteprima sulle pagine di Che TV Fa, anche quest'anno si punterà su nuovi giochi che andranno ad affiancarsi a quelli tradizionali del Fortunato Quiz. Le anticipazioni dell'Eredità 2021-2022 rivelano che debutta la manche del Metti Leva Cambia, in cui i vari sfidanti dovranno essere bravi a saper manipolare le parole per riuscire ad andare avanti e passare così allo step successivo. Un'altra delle novità importanti riguardanti la nuova edizione del quiz, in onda su Rai 1 Decalitro 27 settembre, riguarderà il debutto di un gioco telefonico. Una volta a settimana durante l'anteprima del quiz, in onda poco dopo le 18:35, il conduttore Flavio Insin lancerà una domanda per gli spettatori da casa, i quali potranno rispondere telefonando al numero che sarà dato in trasmissione e provare così a dare la risposta esatta e vincere il premio messo in palio. Insomma, una nuova edizione in arrivo per tutti i fan dell'Eredità che, anche lo scorso anno, si è imposto come quiz leader indiscusso degli ascolti della fascia preserale, con una media che arrivava a sfiorare i 5 milioni di fedelissimi spettatori e picchi di oltre 6 milioni e del 28% di share. Un vero trionfo per Flavio Insin che ogni sera, grazie al successo dell'Eredità, riesce a consegnare un ottimo traino all'edizione serale del TG1, battendo costantemente i quiz competitori in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5, tra cui Avanti Un Altro e Caduta Libera, condotti rispettivamente da Paolo Bonolis e Jerry Scotti.